Da quando mi sono iscritto al canale dei due pellegrini, in salita vado il doppio. E voi che cosa aspettate? Iscrivetevi! Iscrivetevi! Attraversiamo il fiume Taro. Piuttosto che sassi, in salita mi sta bene anche il cemento. Siete tristi che è l'ultima tappa? Guarda che strano, è l'ultima tappa quasi, quasi. E non si arriva neanche a Roma. Quasi quasi sarebbe bello girarsi e rifarlo al contrario. Ma no, prosegui per il Volto Santo. Da Ponte di Imola a Lucca. Tu che puoi. Tu che puoi. Ho un impegno inderogabile. Buongiorno dai due in cammino. Oggi ultima tappa della Via degli Abati. Sì. Dove partiamo? Siamo partiti da Borgo Val di Taro. Stamattina prestissimo. In Emilia Romagna. In Emilia Romagna. E arriviamo? Arriviamo a Pontremoli. In Toscana. In Toscana, yeah! In Toscana. 33 km di tappa di percorso. E circa un migliaio di metri di salita. E altrettanto in discesa. C'è sempre belle notizie, dai, eh? Sì, sì, dai. Andiamo? Ormai siamo allenati da... Parla per te, va? Dalle giornate precedenti. Passeremo alle cascate di Fosfara e al Lago Verde. Vediamo se riusciamo... Speriamo che siano coreografici. Ve lo faremo sapere. Ve lo faremo vedere, più che altro. E anche vedere. Buon cammino. Buon cammino. Hanno anche la dépendance col tetto in zolle. Il cammino per cane è carino. Sì, però... I problemi della logistica con cane. Si è fatto un nuovo amichetto, guarda, guarda. Verso Valdena. Il ponte sul Tarodine. E ora su verso Valdena, dove dovrebbe esserci l'unico bar della tappa. Vediamo se è vero e se è aperto. Pieno di piccoli borghi e chiese. E davanti a noi Valdena, ci sarà il bar. C'ero anch'io con la macchina in mano. Ed eccoci al passo del Borgarlo. Di là si apre la Lunigiana. Sa che ora ci rifocilliamo. Montagne! Montagne! Di qua. Scalini qua, volendo, comodi, guarda. Dopo il passo del Borgarlo, il sentiero prosegue in cresta, su e giù, su e giù. Si cammina tra le felci.
Fidatevi che è segnato, non siamo fuori strada. Allora, Val di Taro è davanti a noi, la strada per Cervara e poi Pontremoli. Tutta in cresta, piacevole, però c'è il ginepro che punge e delle felci secche e taglienti. Vediamo. Sì, del 44. Perché hanno accolto i partigiani nel 44, perché i tedeschi gli pesava il culo venire fin qua, perché se i sentieri erano così anche nel 44 non ci viene da salire armati in tutto punto. Il Lago Verde. Dove ora pranzeremo. Siamo ancora a più di 11 km da Pontremoli e siamo ancora immersi nel verde. Tra l'altro c'è anche il torrente verde che scorre sotto di noi, che però fa caldo perché sono l'1:20. Oh, un fungo! Quanti chili sarà quel porcino lì? Almeno 15 chili. Sono 16 km, fai tu se vuoi farti da piedi. Ah, 16 km, mi dici? Allora senz'altro a piedi. Da ovest. Si vede la prima veduta di Pontremoli. Si vede anche il castello, comunque. Appollaiato in cima, insomma, si vede che è un pellegrino veterano, trova la frutta ovunque, prugne, more e poi giù verso Pontremoli nord-est.
Verde, eccolo che entra a Pontremoli dal ponte sul Torrente Verde. Anche questa volta ce l'ha fatta a trovare della frutta. Il ponte del teatro. Ecco lì il teatro. E questo, sì. Questo è il Magra. Noi siamo passati su quel ponte là. Sì, ma là avevamo fatto una foto una mattina. Sì, sì. Che più avanti si congiunge col verde ed è ancora Magra.